Bentornata, bentornato Gutler. Bene, ora ci avviamo alla conclusione della descrizione del BIOS. Infatti, con questa lezione termini le impostazioni di questo BIOS ad interfaccia grafica. Infatti, potrai accedere alla sezione Tool, nella quale potrai configurare delle funzioni speciali. Dalla prima funzione ASUS EZ Flash 2 Utility accedi alla schermata di gestione del programma del BIOS. Questa è la schermata della sezione Tool. Premendo questo pulsante accederai a un sottomenu, in particolar modo dove sarà possibile eseguire il backup o l'aggiornamento del BIOS. Qui vedrai tra l'altro ancora una volta il modello della scheda madre, la versione e la data del BIOS. Cosa però più importante è la possibilità di eseguire una copia di backup del BIOS oppure il caricamento di una nuova versione o anche una precedente per il ripristino della stessa. Nella colonna infatti Drive Info evidenzi il supporto dove eseguire il backup del programma, o dal quale potrai caricare la versione che sostituirà quella in essere. Nella colonna Folder Info individuerai invece la cartella all'interno del dispositivo che avrai selezionato dove dovrai eseguire il tuo backup, oppure dalla quale potrai caricare la versione che sostituirà quella attualmente presente nella memoria. Una volta che sei pronto, dovrai premere il tasto F2 per eseguire ad esempio il backup, oppure premendo il tasto Enter invio potrai o selezionare una cartella oppure avviare il caricamento del nuovo BIOS se il cursore è posizionato sul file della versione da caricare in memoria. Nella schermata quindi di aggiornamento del BIOS trovi innanzitutto di nuovo il modello della scheda madre, la versione e la data del BIOS. Poi in questa sezione potrai scorrere la zona dove eseguire il backup oppure prelevare il nuovo file per l'aggiornamento e qui nel dettaglio evidenzi la cartella dove posizionare il tuo backup o prelevare il file per l'aggiornamento del BIOS. In basso trovi una leggenda che ti evidenzia cosa poter fare. Il tasto Enter seleziona una cartella oppure carica il file per l'aggiornamento. Il tasto Tab passa da un campo all'altro. I tasti di movimento possono esserti utili per spostarti all'interno di queste sezioni. Il tasto Esc ti permette di uscire da questa schermata. Infine, premendo il tasto funzione F2, eseguirai il backup del BIOS. In una nuova sezione, ASUS SPD Information, visualizzi i dati dei vari banchi di memoria presenti nei rispettivi slot. Nella sezione della memoria troverai infatti i parametri relativi al nome dell'azienda produttrice, la quantità di memoria su ogni slot, la massima velocità di lavoro ed altri parametri secondari. Sempre nella sezione Tool, quindi premendo questo pulsante, potrai accedere alla visualizzazione delle informazioni della memoria RAM. In questa sezione, selezionando il numero di slot, potrai evidenziare quindi l'azienda costruttrice della memoria, la quantità della stessa in questo slot e la massima velocità di lavoro di questa memoria. Cambiando il numero di slot, potrai anche evidenziare i parametri degli altri slot di memoria. Sempre nella sezione Tool, ma nella zona OC Profile, ti permetterà di impostare dei profili per velocizzare le impostazioni del BIOS. Infatti, spiegando meglio, diciamo che puoi stabilire e memorizzare fino ad 8 diverse impostazioni dei vari parametri per il BIOS stesso. Questo può tornarti utile per esigenze particolari, per
ossia senza dover perdere tempo nel cambiare ad ogni necessità le impostazioni, le potrà richiamare, quindi caricarle direttamente in questa sezione man mano che ti necessitano. Dopo aver impostato i vari parametri, clicca pure sulla funzione Save to Profile per memorizzare le impostazioni che hai appena selezionate. Questo memorizzerà così i parametri nel profilo numero 1. Ora puoi cambiare di nuovo i parametri, tornare di nuovo in questa sezione e, cambiando il numero del profilo, salvandolo di nuovo, potrai memorizzare il secondo profilo fino ad un massimo di 8 diverse impostazioni. All'occorrenza quindi potrai recarti in questa sezione, selezionare il profilo da caricare cliccando sulla funzione Load from Profile, caricare i parametri precedentemente selezionati. Quindi nella sezione dei vari profili potrai selezionare, memorizzare o richiamare fino ad 8 diversi profili grazie a questa sezione. Infatti, dopo aver impostato i parametri, recati in questa sezione, imposta il numero di profilo da memorizzare e potrai così salvare questo parametro. Oppure, dopo che hai memorizzato fino ad 8 profili diversi, potrai caricare da questa sezione, premendo questo pulsante, il profilo che più ti si adegua in base alle necessità. Sempre da questa schermata, premendo il pulsante Exit, potrai uscire dalle impostazioni del BIOS. Dopo aver impostato tutti i parametri, potrai, cliccando sul pulsante Exit in alto a destra, uscire dalle impostazioni del BIOS. Premendo quindi sul pulsante Exit, potrai accedere ad un nuovo menu che ti permetterà di caricare i parametri base di fabbrica definiti dal costruttore, salvare le impostazioni da te eseguite ed uscire dal setup, oppure scartare le impostazioni ed uscire dal setup del BIOS. Questo ad esempio se vuoi eseguire delle prove di impostazioni. Infine, tornare all'interfaccia base iniziale. Ognuna di queste azioni comunque richiede una successiva conferma per portarla a termine. Benissimo, diciamo che hai terminato la conoscenza di due tipologie di BIOS. Uno ad interfaccia classica, che, ti ricordo, prevede l'interazione esclusivamente tramite la tastiera, ed uno più performante, la cui interazione può avvenire anche per via del mouse. Ora più che mai potrai procedere ad un ulteriore passaggio di avvicinamento verso l'uso del tuo PC. Infatti, nella prossima lezione supererai un altro ostacolo, quello che ti permetterà di acquisire le conoscenze di base per l'installazione di un sistema operativo. Infatti, acquisirai le informazioni per la formattazione ed il partizionamento del supporto di memoria. Ora, un forte saluto, ciao, a presto da Carlo ed alla prossima!